Wow, altri unboxing! Che bello! Ragazzi, benvenuti in un nuovo video unboxing con la vostra Vale Mangaka. Come avete visto, altri unboxing oggi facciamo. E lo so, ho dovuto tanto, ne ho tantissimi e devo recuperarne. Come vedete, oggi andiamo ad altri unboxing. E come vedete, sono alcuni già aperti, naturalmente per controllare che le confezioni siano tutte bene, non danneggiate o che non siano problemi. E andiamo subito ad aprirli tutti quanti assieme. Andiamo subito da questo qua sopra e non vedo l'ora di farvelo vedere. Cosa c'è? Oh, questa è una cosa che mi piace. Come vedete, tutto quanto imballato. Io ho visto di recente anche in diverse foto, tipo anche dal gruppo Facebook di Otaku Inside, che alcune persone naturalmente si sono lamentate del fatto che tipo sia alcune figure, ma anche soprattutto le Funko Pop, vengono tutte tipo mezze rovinate, naturalmente messe nelle buste, quelle di, diciamo, che ti devono le poste. A me questo mi fa arrabbiare, mi dispiace tantissimo anche per le persone, quelle che ci mettono la passione, che vogliono fare una collezione del genere. A me dispiace tantissimo ed è una cosa che a me fa arrabbiare moltissimo di questa cosa. Ho detto, dovrebbero abolire le buste imbottite. Queste cose servono soltanto per spedire le robe cartacee o cose del genere, non le Funko Pop, perché se poi vengono schiacciate, poi succede quello che succede. Ma perché fare una cosa del genere? Io non la sopporto, non la capisco alcune volte persone, ma comunque questo è un mio pensiero. Scrivetemelo qua sotto nei commenti se qualcuno di voi è capitato una cosa del genere. Oh, abbiamo la nuova figure della Banpresto, che è la Glitter Glamours. Questa è la Shiny Venus di Vivi o Bibi Nefertari. Finalmente, e con questo mi pare che si conclude questa serie, diciamo, della serie di le Shiny Venus. Non so se poi in futuro ne usciranno altre. Guardatela qua, adesso la faccio vedere. Qua nella confezione è molto molto bella. Io a questo punto, io di questa ne ho tre. Di recente ho recuperato anche la Nico Robin, che adesso poi ve la faccio vedere. Non è con la confezione, però l'avevo già aperta. Eccola qua. Questa è l'altra Shiny Venus di Nico Robin. Questa qua è quella che mi mancava. Li ho altre due, che erano Boa Hancock e Nami. Guardate quanto è figa. E la metto qua di fianco nel mio pianino qua, che è molto stanca, ci sta anche abbastanza bene. E niente, con questa, diciamo, concludiamo questa miniserie. Mi mancava soltanto questa. Adesso non so se poi in futuro ne usciranno altre di questa serie, ma comunque della serie Glitter Glamours sarò che ne usciranno altre. La so che usciranno da ben presto, usciranno un sacco di altre figure molto fighe, sempre della serie One Piece, e non vedo l'ora di riuscire pian piano a recuperarle. Andiamo avanti con il secondo pacchetto. Anche questo l'ho già mezzo aperto, però non lo so, non mi ricordo più neanche quale cosa cacchio c'è qua dentro, dico la verità. Non mi ricordo più. Oh sì, ho capito, adesso mi ricordo che cos'è. Sono dei mini portachiavi con tutte le principesse, le guerriere Sailor del primo gruppo Sailor. Non so, dovrebbero arrivarmi anche quelle del secondo gruppo Sailor, quelle con Uranus, Nettuno, Saturno e Pluto. Dovrebbero arrivare, dovrebbe esserci anche Sailor Cibiusa, non mi ricordo. Ma diciamo che almeno così ce le ho tutte quante. Guardate quante sono fighe. Sono ancora tutte imbustate, ma che non mi riesce andava fuori a tirarle fuori. Poi se c'ho voglia le tirerò fuori e me le farò far vedere tutte quante assieme. Comunque le volevo, visto che ci avevo trovate che uscivano anche il secondo gruppo e mi piacevano. Ho detto, vabbè, se riesco a trovare queste qua del primo gruppo, ben che venga, almeno faccio tutta quanta la collezione. Come sapete, io quando escono queste cose qui, io preferisco fare sempre le collezioni. Non mi piace avere le cose fatte a metà. E arriviamo con l'ultimo pacchetto, diciamo ultimo, perché poi devo fare altri video di diversi unboxing, ma comunque è cosa sempre a parte. Adesso vediamo qua. Ah, questa è un'altra figura che volevo, adesso devo togliere ancora qui. Mi sono dimenticata di dirvi che tutte queste le ho prese su eBay, le ho trovate. E difficilmente riuscirete a trovare quelle le portachiavi delle Sailor, perché o le vendono tutte al gruppo o le vendono spagliate. Quindi se avete pazienza le potete prendere una ad una spagliate, se no non è difficilmente riuscirete a recuperarle tutte quante al gruppo. Sì, ho capito che cos'è, però devo tirarla fuori anche dalla sua confezione. Questa è un'altra figure che diciamo era difficile anche questa trovarla, perché l'ho presa anche questa su eBay.
Non mi è costato ben poco, diciamo, no? Mi è costato un pochettino, però almeno concludiamo un bel tipo una miniserie che diciamo l'avevo iniziata, che poi purtroppo non si è più fatta, diciamo, sapere dove fine avesse fatto. Aspettate che devo fare a botte con la plastica, aspettate, eh. L'altra figure che dicevo, questa è della serie di, non è della serie Fate Stay Night o Fate Another, è diciamo una sottocategoria di Fate, della serie Fate Stay Night, che si chiama Fate Kaleid Liner, qualcosa del genere. E questa, diciamo, è, visto che avevo preso le altre due figure sempre di questa serie, questa è la serie, diciamo, versione da gatto, adesso se riesco, o qua sotto, qua di lato, vi faccio vedere le immagini delle due figure che ho già, diciamo. Questa è una che mi mancava, non riuscivo mai a trovarla, neanche cercandola nei negozi o quant'altro. L'ho trovata di botta di culo, possiamo anche chiamarla, su eBay, l'ho trovata, l'ho pagato un pochettino, però vabbè, almeno sono riuscita a trovarla. Neanche, diciamo, dove l'ho presa, le altre due mi dicevano che non sarebbe difficile trovarla, se è stato impossibile recuperarla, però io la volevo, mi spiaceva lasciare questa miniserie lasciata così in disparte. E quindi vedete un po' com'è fatta, vedete? È un po' versione un po' da gatto, con la sua bacchetta, con la bacchettina magica, vedete un po'. Non so quante di voi, maschietti o femminucce, conoscono questa serie, io per sé non la seguo più di tanto, mi piace soltanto il design di questa serie, infatti questi personaggi un po' da gatto, ma non mi dispiacciono mai le ragazzine vestite un po' da gatto, non mi dispiace per nulla, quindi a meno così ho concluso questa serie, che è un peccato a meno non averla finita tutta quanta. Ed ecco qua nell'insieme quello che abbiamo visto, quello che mi ha fatto vedere in questo unboxing. Io spero che vi siano piaciute anche questo altro unboxing, adesso devo andare a registrare un altro. Oddio, non ce la farò mai a finire tutto quanto assieme, devo farne anche un altro di video, quindi spero prima o poi di stappare prima o poi questa roba. Io spero che questo unboxing vi sia piaciuto, ragazzi, fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Vi ricordo a tutti quanti di iscrivervi al gruppo Facebook di Otaku Insider, organizzato dal grande Jim, o logicamente Jim, e vi ricordo ancora che se avete delle domande di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, vi ricordo di lasciare qua sotto l'hashtag Vale una domanda per te, e raccoglierò tutte le vostre domande nel prossimo Vale risponde. Io chiudo questo unboxing, ragazzi, e come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, anche i vari social, Facebook, Twitter, Instagram e Telegram, il gruppo di spammati di Telegram, che vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!